Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video di FIFA Ultimate Team Road to Division 1 ragazzi. Nello scorso video abbiamo fatto 6 punti in 2 partite, oggi cerchiamo di ripeterci. Andiamo con il primo match. Come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, un consiglio sotto. Sostenete la serie ragazzi, cerchiamo di arrivare a 100 mi piace, anche di più se vi va. Guarda che non siete obbligati, cioè siete obbligati a mettere mi piace, ma non ad arrivare solo a 100, perché potete arrivare anche a molto di più. Questo è il nostro primo... la madonna, questo c'ha Dybala ragazzi. Scusate ragazzi, ma mi hanno telefonato, mannaggia San Crispino, e non so neanche dove sono arrivato. Oddio, Icardi, Iturbe, Medel! Ho fatto gol così completamente a gran caso. Signori, 1-0 per me. Passo di danza per Gary Medel, 1-0. Ragazzi, non avevo idea neanche di dove fossi, cioè proprio non lo sapevo, però ho fatto una gran azione qui. Così, 1-0, Gary Medel. C'è Salah, che è veloce, attenzione Mohamed, attenzione Mohamed, la mette in mezzo, ma Medel stacca di testa su Icardi. Che spettacolo vedere queste cose, poi Icardi si ferma così. Attenzione a Totti che c'ha un gran destro. Il liscio completamente di qualcuno, ma ancora Chiellini ci mette il corpo, signori. Grande difesa della nostra porta. Scuffati si incazza, giustamente. E là, ancora Nainggolan, signori. Sarà calcio d'angolo per noi. Arturo Vidal, la mette in mezzo. Forza, qualcuno, stacchi decentemente. Minchia, Ranocchia, oh, sei alto, 7 metri 50. La prendi, ma perché la prendi? Ma Cristo, becca anche la porta. Ancora Nainggolan che mi ha già salvato 2 buchi di culo di gol. Medel. Guardate ragazzi come difendono i miei giocatori, oh. C'ho dei guerrieri, Cristo. E ancora Ranocchia, signori. E ancora Ranocchia. Poi dite che è scarso. Può andare Mauro Icardi. Con una finta. Fa partire Iturbe. Che è velocissimo. Ancora Iturbe. Ah! Mi sono perso il momento, ragazzi. Mi sono perso il momento. Il momento, porca puttana. Ma non è finita l'azione. Poteva portare qualcosa comunque di importante. Gervinho, va su. Segato Gervinho. E il tiro di Nainggolan. Ha dato rigore, ragazzi. Cristo, avevo fatto gol con Nainggolan. Arturo! Vidal, Cristo, mi sono cagato addosso. Diego Lopez c'era, ragazzi. Mi ha tirato una sisella. Una vera e propria sisella. 2-0. A fine primo tempo, buonissimo. Non avevo tirato male. Era abbastanza angolato. Diego Lopez c'era. No, raga! Vacca puttana! Scuffetta la controlla e la sassa in culo. Lo slalom di Gervinho. Ancora lì. Attenzione, Gervinho potrebbe chiudere quasi il match. 3-0 ragazzi, 3-0. Dopo 2 minuti dall'inizio del secondo tempo, Gervinho con una progressione devastante ha vinto un rimpallo e ha fatto il 3-0. Ci sta, sul pezzo ragazzi, sul pezzo. Mi ha rage quittato, signori. Un altro rage quit in due episodi ragazzi, 2 rage quit. Beh, bisogna farsi un paio di domande. Siamo salvi. Adesso ci mancano 4 punti. 4 punti per andare in divisione 4. E sarebbe una buonissima cosa fare 3 punti al prossimo match. Urca boia, guarda qua, tutti i contratti, martacci loro. Secondo avversario di oggi, squadra belga. Interessante, molto bella. La minimappa, dove cazzo è? Ma perché FIFA 15 deve far così? Con sti cazzo di nomi che non ti fanno vedere, porca puttana. Credendo di fare una bella cosa, invece è solo fastidiosa. Può andare Nainggolan! Il tiro! Deviato da Vertonghen, un tiro innocuo. Sarebbe andata fuori di metri, ma Vertonghen l'ha reso pericoloso con il suo culo. Forza Ranocchia! Niente. Si gira Nainggolan ed è in area di rigore. Ed è in area di rigore, signori. Calcio di rigore per noi. Giustamente, Nainggolan aveva fatto una specie di trick. Non so cosa gli era uscito. Rivediamo. Sì, sta facendo la Veronica. Ma Kompany con la sua eleganza da ballerina gli ha franato addosso. Ed è già pronto lì a correre. Guardate Kompany come carico.
Arturo Vidal potrebbe consegnare il vantaggio dopo 10 minuti. Arturo Vidal 1-0, rigore perfetto, perfetto signore, imprendibile. Che anticipo di Evra, che poi fa partire Riccardi subito per Gervinho, che la mette in mezzo dove c'è il Turbe. 2-0 signori, grandissima azione. Juan Manuel Turbe, che aveva segnato una tripletta nel primo match dello scorso video, finalmente torna a segnare con questo gran mancino. Anticipa Mangala se non sbaglio, e Mignolet che era nella terra di nessuno. 2-0. Madonna Chiellini, che brutta roba che ha fatto ragazzi. Un intervento bruttissimo su Carrasso. L'arbitro fa il vigile e ammonisce. Perfetto. Non si capiva che cazzo stai facendo. Comunque notate come Chiellini ha i capelli rossi in questo gioco. Attenzione De Bruyne, che ha un buon tiro, ma forse ha sbagliato. A passa corta Mertens. Chiellini si butta. Gran buco, gran buco. Peccato. 2-1 signori. Gol di Lukaku. Ah, qua c'è stato un buco difensivo clamoroso. Clamoroso. Miralles, gol della merda. Vaffanculo. Oh, Miralles. Oh, mamma mia, ragazzi, cosa sta succedendo? Fortuna che stiamo lì sul pezzo, ragazzi. Può andare Gervinho. Può andare Gervinho. La finta di Gervais. La finta di Gervais. Ma Delet, questo fenomeno sconosciuto, chiude tutto e fa ripartire Miralles. Che bossa veloce questo. Esci, esci. Guarda come ha preso gol al 45esimo sul suo palo. Due pari. E lo scarto è andato a farsi fottere. Kevin De Bruyne unstoppable, ragazzi. Infermabile, infermabile. Che merda, ragazzi. Poi gol sul primo palo, ovviamente. Primo pallone toccato per Coman. Può andare in velocità Coman. Può andare in velocità Coman. Vertonghen lo ferma. Di nuovo sto cazzo di Vertonghen, no? Conco. La mette in mezzo dove c'è Coman. Mignolet esce, spacca tutto. Bella uscita di Mignolet. Finita. Finita, questo gol di merda è finita. Che ingiustizie. Eravamo sopra 2-0. Finisce qui signori, 4-2. Peccato perché potevo fare sicuramente qualcosa in più, ma credo che il gioco abbia fatto di tutto per non farmelo fare. Qualcosa in più sicuramente meritavo. Questa è la situazione signori, abbiamo rimasto 5 partite e abbiamo da fare 4 punti. Si può fare signori. Come al solito ragazzi, vi esorto di lasciare un bel mi piace, un consiglio, un commento sotto per cambiare la squadra, qualche consiglio come sempre. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto alla mezza alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Madonna quante cazzo di volte ho detto ci vediamo alla prossima.